Edoardo Barni, tutti ti stanno salutando, presidente, 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 perché sei il presidente della classe e quindi a questo punto ci devi fare il bilancio di questo bellissimo campionato di sciacca. È stata un'ottima intuizione quella di puntare sulla Sicilia, sull'entusiasmo dei siciliani, perché intanto ci hanno fatto trovare una flotta stanziale che è cresciuta, si è rinforzata, si è preparata a quello che è l'evento a seguire, che è il mondiale che ci sarà a settembre. Il posto sciacca è una vera scoperta, credo, per la vela nazionale, perché è accogliente, sono accoglienti come persone, la cittadina è fantastica, per cui io credo che siano stati tutti bene. Il vento non è mancato mai, pure troppo, e voglio dire, ha messo a dura prova tutti quanti. Bene però per gente che è venuta dal nord, dai laghi, per cui hanno trovato condizioni per loro inusuali ma fantastiche. Tutto molto bene. Ecco, questo era l'Edoardo Barni presidente. Adesso l'Edoardo Barni timoniere di Bonaventura fa invece il bilancio del proprio equipaggio, del campionato dal punto di vista sportivo. E anche del mio equipaggio io sono contentissimo. Noi considerate che eravamo due così così, io e Martino, il mio prediere, e poi avevamo una persona come Andrea Trani, che è un nome per tutti, e poi però due armatori potenziali che hanno appena comprato la barca, che erano veramente alle prime prove, mai state in condizioni così dure e così irregolari in termini di durezza, per cui sono stati bravi al di là di quello che potevano. Senti, però a questo punto dietrologia, armatori alle prime armi che hanno fatto un battesimo del platù con questo vento e questo mare, che hanno deciso? La tengono, proseguono o passano? Ce n'erano diversi, altri addirittura equipaggi completi che non alle prime armi in assoluto, ma alle prime armi con il platù 25, e ho sentito sono tutti entusiasti. La barca è impegnativa, però non fa danni, non si rompe, è veramente un bell'oggetto e credo che abbia una lunga vita sia in termini di classe che in termini di flotta. A parte il mondiale che ormai è dietro l'angolo a Palermo, a Mondello, e se Eli TV ci sarà ovviamente lo racconterà con dovizia di particolari, qualche anticipazione sul prossimo anno, sul 2018 del Platù 25? Noi stiamo immaginando come classe interna, perché noi abbiamo un bacino d'utenza che è nell'emisfero est, per cui barche in Asia, barche in Australia, barche in Nuova Zelanda, e solo che non c'è una flotta stanziale sufficientemente numerosa da organizzare per loro e definire barche in charter, per cui ieri abbiamo deciso come classe italiana di proporre anche forse all'ISAF una formula tipo quella della European League, con una decina di barche e una trentina di equipaggi però che si confrontano in batterie, per cui potrebbe essere un'idea secondo me molto innovativa rispetto al mondo ISAF, ed è l'unico sistema per fare poi veramente degli europei, perché sennò al di là di 3-4 barche che soddisfano le condizioni dell'ISAF di avere più continenti è difficile materialmente averle, per cui flotte stanziali più 3, 4, 5 equipaggi che riescono ad avere barche in charter all'altezza di chi si sposta così da lontano, per cui secondo me questa idea, vediamo se riusciamo a farla passare, ma risulterebbe innovativa anche per altre classi. E a livello di location? Pattaya o Phuket in Thailandia, dove ci sono una ventina di barche il progetto diventa possibile. Invece per l'italiano? Per l'italiano l'anno prossimo sicuramente a Pisa, Marina di Pisa, al Porto Nuovo di Pisa, e tutte le tappe stanziali probabilmente in Toscana, se non addirittura lì a Pisa.